Nel 2012, 1500 opere di cui si erano perse le tracce ricompaiono nell'appartamento di Monaco di un anziano signore, Cornelius Gurlitt. È il figlio di Hildebrand Gurlitt, fidato mercante d'arte del Führer. Tornano alla vita capolavori di Rodin, Matisse, Monet, Renoir, Kandinsky, Klee, Dix. Si tratta del più grande ritrovamento degli ultimi anni. Ora, per la prima volta, due mostre espongono una parte delle opere passate attraverso il restauro. Sono quadri, disegni e sculture di cui spesso è difficile ricostruire i modi e i tempi con cui sono entrati nella collezione. Si tratta della provenienza delle opere, e cioè della storia, della biografia di un'opera d'arte. Alcune sono naturalmente pericolose, soprattutto se si verificano negli anni tra il 33 e il 45, perché allora ci si chiede in che modo si è verificato il cambio di proprietario. In mostra alla Bundeskunsthalle di Bonn si vedono stampe di antichi maestri, marine, ritratti, tutti generi facili da leggere e da vendere. Noi ci concentriamo qui nella Bundeskunsthalle di Bonn sulle opere che potrebbero essere arte rubata. Ci sono casi sospetti. A Berna, la città degli orsi, il Kunstmuseum espone soprattutto le opere su carta. Quelle che vediamo qui a Berna sono tutte opere che Cornelius Gurlitt ha posseduto legalmente. Sono opere che lo Stato tedesco, che i nazionalsocialisti, hanno confiscato ai loro stessi musei. E le mostriamo nel contesto dell'azione arte degenerata. Una vicenda, quella di Gurlitt, fin dall'inizio misteriosa. Non conoscevamo il suo nome, non sapevamo esattamente come si chiamava e non sapevamo dove abitava, perché non era registrato da nessuna parte, in nessun ufficio, in nessun documento. Gurlitt era una persona che in Germania non esisteva, non c'era. Cornelius smette di essere un fantasma in un giorno di settembre del 2010, sul treno Zurigo-Monaco. A un controllo casuale, i doganieri gli trovano in tasca 9.000 euro in banconote da 500. Qualcuno si insospettisce. La sua casa di Monaco viene perquisita. È sporca e disordinata. Cornelius vive da anni solo, ma in compagnia di un immenso patrimonio di quadri ufficialmente scomparsi nel bombardamento di Dresda del febbraio del 45. Le autorità bavaresi decidono di tenere nascosto il ritrovamento. Il settimanale tedesco Focus lo scopre. Dopo un anno e mezzo di verifiche e di ricerche, il giornale nel novembre del 2013 è pronto a rompere la congiura del silenzio. Pubblica la notizia. Lo scoop fa scandalo, lo Stato è costretto a confermare. Le opere gli appartenevano e i presunti crimini fiscali erano trascurabili. Lo Stato però era consapevole di aver trovato un vero e proprio tesoro, ma non ne aveva veramente accesso e sperava di potersi quasi mettere d'accordo con Gurlitt con una specie di deal, di patto. Gurlitt avrebbe dovuto dichiararsi d'accordo a regalare, dopo la sua morte, i quadri alla Baviera. Per i bavaresi il concetto di restituzione aveva significato restituire ai nazisti e non alle loro vittime. I tedeschi hanno fatto davvero molto per rimediare ai torti del passato, ma l'arte è il loro tallone d'Achille. Non hanno mai veramente affrontato la questione. Per mein Lied, die alle
tesoro d'arte custodito da Cornelius è l'eredità del padre, Hildebrand, che prima di divenire uno dei mercanti di Hitler era storico dell'arte, sostenitore dei pittori moderni, soprattutto dell'espressionismo e del gruppo Die Brücke. Proprio per questo perde due volte il suo incarico come direttore museale. Ebreo per un quarto, quando vengono promulgate le leggi razziali, si fa accreditare dai nazisti come mediatore ed evita a sé e alla sua famiglia qualsiasi persecuzione. Hildebrand Gurlitt ha acquisito opere soprattutto in Francia e dalla fine del 1942 diventa commissario del museo di Linz. Viene fermato e interrogato dai soldati americani nel giugno del 1945. Dichiara: dei miei acquisti a Parigi non ho mai parlato con nessuno, perché il business dell'arte è in generale molto segreto. Gurlitt si serve sempre di un intermediario per non avere responsabilità dirette. Dichiara: in tutto ho acquistato in Francia circa 200 quadri. I miei guadagni sono cresciuti in modo costante. Con le acquisizioni in Francia, il mio reddito nel 1943 è arrivato a 200.000 marchi. Nel 1943 corrispondevano a circa 720.000 euro di oggi.